che sei davvero bello. Grazie Antonio, poi faccio così. E che ne pensi della favela? Eh? Dopo un monitoraggio. Dov'è? Dov'è? Allora, la dov'è? Favela. Dov'è? SKSK. La favela, cosa devo dire la favela? Ancora cuori viola. Grazie Chris. Cosa? No, non è per me, è per te. Ma devo fare tutto io adesso. Questa è la mia postazione tipica. Sì. Che si dica quel che si vuole. Grazie Luca. Ma sono passate. Non... Preservati che sono passati 15 minuti, sono già andato. Grazie Luca. Vi ricordo punto esclamativo Prime e credo che con Rise abbiamo risolto il problema che se qualcuno vuole giftare degli abbonamenti sono gli viene fuori. Indispensabili per la pianta perché fornisce la fotosintesi, la respirazione e la traspirazione. Wikipedia. Le foglie possono immagazzinare alimenti e acqua in alcune piante le loro forme sono modificate per altri scopi. Savo Bully Gang del Trash, ti voglio bene. Grazie Savo Bully, grazie Shiva Merda. Anche a te aspettiamo che... Aspettiamo e adesso... Che... Bevo fiuzzi. Eccoli qua, altri 5 euroni. Pop pop. Ho roba buona, fracio più stick. Ho roba buona, fracio più stick. Ho roba buona, fracio più stick. Meglio così. Ho roba buona, fracio più stick. 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 La serata è roba buona, fracio più stick. Ho roba buona, fracio più stick. E poi a luna ho roba buona, fracio più stick. Ho roba buona, fracio più stick. Ho roba buona, fracio. Grazie Yarun per il Prime. Punto esclamativo Prime, poi cliccate nel link e io vi saluterò. Vai ancora, tocca a te. Ecco. Va bene. Grazie Donnaccio, devi donare 2 euro, carissima. Grazie Ischido, grazie Jules Sciadini. Grazie. Voi aggiornatemi sulla situazione. Vado, vabbè. Aggiornatemi sulla situazione. Quindi io dovrei rappresentare la Juve. Che sei andato a casa di Omi solo per tagliarti i capelli dopo mesi per fare un po' di content. Guarda, qui c'è un counter. Se arriviamo a 9000 si taglierà i capelli. Assolutamente. Ho deciso di farli crescere. Ciao, entri dal vivo. Sembri più simp che in video. Ah, grazie. Simp sta per simpatico, immagino. E... Ma vi rendi conto? 2 giullari al prezzo di grazie, uno. Grazie, visto questo. Una grande offerta. Questo è il rigore. Qui forte. Grazie Marco. C'era quasi arrivato anche Donnarumma il palo. Ah, tu fai così delle piccole. Colleghiamoci subito con la Juventus. Grazie Shady. Grazie dal cuore, ragazzi. Grazie Shady. Grazie. Non voglio. Allora, ho già provato con Sdrumox. Con il grado di grazie Ruler Official. Ho già provato col grado di Lambrate a fare un po' di calcio e credo che non ha senso. Poi anche non gliene frega niente del calcio adesso, però mi sa che anche a tanti di voi non ve ne freghi. Grazie Louis Vuitton per i 5 mesi, bentornato. Uno mi aveva scritto grazie per i 90 mesi. Così. No, e sono 90. Tieni questi 3 euro, comprati le gole a dormi, raccomando. Grazie Mario, sono 2 euro, grazie mille. Non ti lamentare, ci fai comunque 20 Goliador. Sono aumentate? No, perché le Goliador scrive il prezzo, quindi tu capisci che è uno scammer chi... Maledetto in sono quello che ti ha rimborso per mezza stazione con la catena del Buster. Ecco, sei riuscito a scappare, eh? Tanto a Milano sei. A presto. Ah, di Torino. Forza Milan. PD. Ma allora musica io... Seria per il fine settimana.
Allora, io ho fatto... Non c'era nessuno, nessuno ti ha riconosciuto. No, ho mandato le foto anche sul gruppo di Dovero. Ora ci avrò, per il bagno ci avrò un assistente che mi dirà che non faccio niente di strano. Vado, infatti ho visto prima che c'erano queste scatolette qua bianche. Vado un attimo a consultarle. Tentato omicidio di Ante Revic su Danilo. Non è l'albagno. XMKK scammatore A. Se vuoi venirlo a fare davanti al microfono. Oh, che bello specchio che hai in bagno! Bella Zano, ti seguo da quando portavi il video in cui mi facevi vedere quali erano i tuoi posti preferiti dove fare la pipì. KS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 K
intrattiene tanto quanto grazie amico Lascia per farti fare contenuto se l'ora di pagarlo no ti piace c'è sempre qualcuno che c'è grazie consigliatemi qualche quartiere buono a Milano dove non si spende moltissimo di affitto. Grazie belli, ti amo. A Piola, Udine, questi giorni qua. Via Padova che si è riqualificata, che tutti dicono che è pericolosa, ma se riesce a entrare a casa prima delle 19, prima che... Se c'è il sole va molto bene. Allora, i piani... Non puoi far sentire l'audio della partita. È la RAI, pago le tasse per la RAI, sentirò il cazzo che mi pare. Ti prego, ho fatto una domanda, è un grazie, po'... Guazzo, un tip per tutti i freddi ingiustamente sotto sessione. Sotto sessione di esami? Ma come ingiustamente? Ma che cazzo guardi la live? Ti sei iscritto tu all'università, assumiti le tue responsabilità. Scusami. Allora, solo se c'è il gol di Douglas sono contento e voglio vedere se fa il ballo del cannolo. Quanto è quotato il ballo del cannolo? Grazie per i 100 bit, grazie Mario. Fatti rasare che con questi capelli sembri come un Oompa Loompa della fabbrica di cioccolato. È vero. Questa inquadratura diciamo che non mi aiuta, fa vedere quanto sono grasso e mi illumina da sotto, è veramente spiacevole, però io... Perché da sotto non vuoi essere illuminato? Ma ci si inquadra sempre da sopra, così sembri meno grasso. E io sono magro, mi inquadro da sotto. Ma non hai pensato ai tuoi ospiti, che potrebbero essere non magri come te? Ma vabbè, ma non è colpa di Luci. Ah, è come colpa mia, del mio malo stile di vita! Ecco, mi sento aggredito. Aggredito verbalmente. Guarda che già stasera vedo qui a casa del Cecchi, Poi non... Posso stare... Cambiamo argomento. Oh. Va bene. Grazie Marione, grazie Ux. Ma non ti sei reso conto? Enk è in permettere un ordigno da parte di Peppino? Oh? Enk non fare finta di niente. Non ci sarà nessun ordigno da parte di Enk, non ci sarà niente, grazie. Beh, come hai controllato la mia valigia? Non ti sembra una valigia un po' grande per un giorno questo qua? Beh, avrà tutte taglie XXL lì dentro. Che bastardo! Ma poi sei messo come un politico. Questo è un politico di sinistra. Ma così? Allora, guarda, in merito al tema dell'economia, non mi sento di dire che il governo... Ma io c'era quel ragazzo lì che sembrava che parlava come Carlo. Ciao, io sono il vero maestro, l'unico che ti donava nella tua live, l'unico che ti vuole davvero bene. È bellissimo vederti da Omi, un abbraccio da Cagliari. Omi, questi 2 euro sono per Enk, per favore non scammarmi Enk TVB. Sì, se volete continuare a donare sul mio canale per Enk. È una cosa incredibile davvero. Non sapete quanta compagnia ci avete fatto, non sapete cosa avete fatto in tutti questi mesi. Abbiamo fatto le live. Grazie mille. PS, ora come si fa per panini? Ha un'altra camera? Ho una camera posta. Hai corriere portatore di Macogna Shito o almeno quale sono per durare la mia serata zona Agropoli, ma volendo arrivo anche a Pestum e Castellabate o paesi limitrofi, urgenza massima perché sto a rota. Va bene.
Oppe, grazie mille per i 2 euro. E Benzio, sono 5. Pelcron, ciao, mi grazie per questi mesi insieme. Ecco, ti 10 euro e forza Inter. Speriamo che non 10 euro. Sono 6 mesi. Non sono 10 euro. Grazie, Ricky. Grazie, Ricky Lemonades. Guarda, state spammando bacio, ma non mi sembra il caso col coronavirus con questa sobrietà. Magari domani anche davanti al cecchino e con tutti gli altri. A scapito di un altro, volontariamente sarei pagato comunque. Non ho capito, grazie Betters. Ti guardo anche al mio compleanno, è proprio vero che noi ti guardiamo, non abbiamo amici. PS, è un onore compiere gli anni nel tuo stesso giorno, PPS, non c'è detto fregalo. Non compio gli anni oggi, da una grazie. Parte lo streamer più forte d'Italia, dall'altra odiato. No, grazie. Ma una domanda molto filosofica: se lo Stato pagasse per le persone che compiono buone azioni, se io ne faccio una a discapito di un altro, sarei pagato lo stesso? Beh, non dubito sia una buona azione se è a discapito di un altro. Beh, se io salvo prima la vecchietta di lui, sì, è una buona azione. Il famoso problema del, sai, del CART, che devi scegliere tra il medico e il terrorista, e devi scegliere i binari che schiaccia. Ma è questa stanza che rende dislessici? Del treno, non, sì. Non è il CART, è il treno. È il treno che, se ci sono 7 bambini da un lato e uno dall'altro, su chi andresti? È molto divertente quella. Tu su chi vai? Vado su. Sull'uno. E se quel bambino fosse il figlio di. Gol? Pianici. Piccolo Pianici. Ma non c'è neanche Douglas in campo adesso, mi sa. Non è gol, non è gol. Non è gol, ragazzi, non è gol. Non è gol. Grazie, Shiva. Mentre. No. C'è. Enter. Ha collegato il suo PayPal al tuo account Twitch. Tutte queste donazioni stanno andando a lui. Cerca di risolvere prima che Elk ti rubi i tuoi 2300 euro giornalieri. Attento. Oh. Ok, grazie. Guardami, lo consigli? Ma è stato là. Cioè, sono stato all'ospedale là, ma non sono mai stato. What the fuck? Grazie, Ricky. Grazie, Ricky, per averci fatto vivere la nuova, il nuovo audio piacevolissimo. Grazie, Bassi Vinci, per i 4 mesi. Dico, però. I, A, grazie, Bassi. B, C, S, K. Grazie, Bert. Enk, ma quanto S? No, cos'è? Non hai capito? Che bello vedervi insieme. L'astrologo ci ha detto che. Ma dove siamo finiti? Vedo un David Parenzo e quel giullare di Giuseppe Cruciani. Mi aspetto un dising. Un dising? Trump è morto. Grazie Rise, non è morto Trump, grazie mille. Non credo ci sia tensione sessuale. No, è così che ci comportiamo noi eterosessuali. Questo... senza nulla togliere, senza nulla togliere agli altri. Ah, siccome è venerdì ordinerò... Ecco, finalmente vedo dove, da, grazie, dove, Michael. Da dove ordina il maresciallo. È qua, da qua ordino, non facciamo nomi. No. Ma è solo per gli alcolici, eh. Sì, ho capito. Facciamo un Bulgari Sassakai ad hoc 2016. Ma sai che era proprio quello che pensavo io? O anche un Amarone della Volpice, la classica tosi riserva destinata 2006. Un Bulgari Sassakai ad hoc, oppure... Una madonna da Valpolicella. Complimenti a Shiro Berda, che ha fatto 70k 31 Gemitaiz sfigato pelato. Ok. Ecco perché hai usato i soldi del compleanno per delle gambe bioniche e non per del buon vino. Ma guardate come sono perfette. Nonostante la mia forma fisica non smagliante, riescono a fare grandi cose. Te vuoi qualcosa? Vuoi bere? Vorrei... C'è dell'acqua naturale? No, scherzo.
Ma un birrino, cioè un birrino. Oratina alla Livornese per due questa sera? Oh, regionale, un saluto da Verona. PS, piccolo collegamento con Francesca Mua. Entin per sempre meglio di Ponente. No. Ragazzi, oggi stavo facendo aperitivo e da L Brindisi nel tavolo di fianco ho sentito Avanti Savoia e ho cringiato. Ma sai qualcosa suggerire? Fanculo in ogni pilsner di sorta. Grazie, ragazzi. Ah, c'è anche quella di Torino. Quale? La Balladen. Dov'è? Questa qua. Sì, ma non prendiamo quella di Torino, cioè. Ma la Balladen? No, ma non sono mica come quelli che mangiano la pizza in Francia. E vabbè. No, che vanno in Francia. Happy ending, eh? Happy ending session Indian Pale. Ma questa potrei assaggiarla. Possiamo prendere un happy ending? Io prendo un happy ending. Mi sarò sincero con te. Guarda che postura arrogante che sembra quasi dire sicuramente riesco a fare più piegamenti di questo fallito. Beh, se fossi in te gli dimostrerei quanto sei. Anche questo, dai, ti prendo due. Va bene, grazie. Douglas è in campo dal primo minuto. Douglas è in campo dal primo minuto. Ah, un piccolo refillino. Ok, eccoci. Grazie, Raffa. E sono tre? Oh. Grazie, Snox. Vabbè, avrei potuto parlare io mentre tu facevi questa cosa, ma non sono abituato. Non sono abituato. Allora, cari ragazzi, innanzitutto volevo provare a tirare su questa tapparella. No, guarda che ci sentono. Sono le 22:32, è arrivata una certa. Vabbè, tira su questa tapparella. Devo dire che è molto pesante. È pesante. Dovresti metterci un po' di vasellina. Non ce l'ho. L'hai usata tutta? Non l'ho mai avuta. Anche se l'avessi, che problema c'è? Se la lasci così, io ce l'ho. La lasci così, grazie assassino per aver regalato un sub. Ma io volevo grazie fumare, mille. Quindi ho tirato su per quello. Ok, proprio guardate ragazzi come ci si riduce quando si è schiavi del tabacco. Ciao, anche sono sempre io Albero Maestro. Potresti dire Albero Maestro TVB? Ratatatatata H46. Io non lo farei mai. Se non lo fai, Albero Maestro TVB, io non sono uno spocchioccio. Ciao, mi vuoi una birra e schnusa? Non scammare burattinaio. Schnusa? No, non la voglio, mi schnuzza, non mi spiacciono le birre tedesche. Grazie, Billy. Seguitemi su Twitch, mi chiamo Billy, sottolineatura alta, si fa che non SKSKSKSK. Ok, possiamo... Ancora una volta dietro uno schermo. Per il coronatico virus. Sì. Cazzo, no, ma sono stupido. Cosa hai fatto? Ho preso il gin e ho preso la Red Bull, ma non si mischiano mai il gin e il Red Bull. L'altra volta ho vomitato quasi. Una volta in live. Perché ho provato a mettere il gin. Grande omi, tieniti questi 450 euro. Comprati un po' di coca a quarto giro. KSKS. Non sono 400, sono 2 euro. Sono 200 bits, grazie mille. Ma posso prendere il portaglio? No, ma ci che... Lì, la capisco, per colpa tua e del maestro facendo le 5 di mattina su Guardone. Preparatevi a ricevere una querela dal presidente Agnelli. Tra l'altro, forse giovedì ci sarà una cosa speciale di Warzone che non posso... Aspetta, e adesso? Bevo Fuse Tea. Non è arrivata, arrivata. La regia che l'ha abbassata. Ah, regia. Come fanno i... Ah, ok. Busca. Grazie Shiva Verda. Grazie. Ma prenderti un piccolo tucano urbano da terra. Lui sa e offerta da... Sporre gli occhi! Cosa? Ah.
scusatemi. Sono Daniele, la mamma di Tommy. Che belli che sono. Scusate, non è arrivato. Non li ascolterò più. Grazie, Francesca. Grazie per vai, vai, grazie off. Oh, what the fuck? Dovete sapere ebbene, che ci sono sempre io, Albero Maestro. Dovete sapere che io e Albero ci siamo visti due volte. Era una birra verda non tedesca. Perché mi tratti così? Però io sento conoscere. Dammi del tempo per bere. Entri per favore, io sto donando i soldi guadagnati andando a rubare digli qualcosa. Oh! Ma con me che ecco qua, non posso rubare. Te l'ho detto. È per quello che chiudo. Aspetta, scusami Hank, scusatevi ragazzi. Oh, Vito? Ben assai, fallo di Matuidi. Grazie World Twitch. Sì, è ripartito, non è che si deve segnare. Quante partite hai visto? Ho visto la partita del maestro 7-0 oggi. Ma il maestro gioca a FIFA, non gioca alla realtà. Ah, non sono bene quelli lì? No, magari ha fatto IRL. Grazie Mr. Lolli. Beh, oggi sei molto scopabile vestito da dodicenne. Come il Cecchi. Ma io credevo che quelli di FIFA fossero veri. Non sono le vere partite, grazie Lolli. Ma mi hai detto che hai visto le partite dell'Italia. Ma sto scherzando. Vabbè, io non lo so se scherzi. Ormai non so più a cosa credere, anche. Ormai non posso più fare... chiudi Discord e me ne vado. Attenzione, volevo farvi i complimenti. Splendide palle, ottimo cazzo. Offeso per questo schema. Allora potete donare i karaoke e io ve li canto. Questo è vivente. Hakuna Matata ragazzi, 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 Hakuna Matata ragazzi. Yes, oui, Elka. Come? Oh, grazie Rocco originale. Grazie Andrea. Allora, Elk. Sì. Andiamo sul Red. Tracker. Ah no, ok. Sì. Poi lo facciamo. Io perdo tanto. Io guardo proprio le Cinebomb, me ne sbatto, te lo dico. E ogni volta che guardi una zia devi donarmi dei sub. Un sub ogni volta che guardi. Allora non guarderò, va bene, sono forte. Non puoi uscire da guarda. E che fai? Fai predichi bene e razzoli male. Va bene, mi metterò anch'io alla mercé del burattinaio, non ho problemi. Però prima, ora non so come funziona quella cam così grande. Ah, giusto, adesso. Tagliami pure fuori, non mi importa. Così? Va bene. O così. Mettici uno sull'altro, non puoi. Ruotaci. Ah, ci metti così, poi ruoti di 90 gradi. No, credo sia... Non è bannabile. No, non credo che la gente capisca niente. Tolgo le... o così. E noi possiamo solo commentare così. Vediamo. Allora, vediamo il Reddit. Tanto, vabbè, ci vedete un po' più piccoli, ma ci vedete, siamo due. Un troppo aria. Sì. Ok. Va bene. La tesa di Douglas Sink è stata tanto lunga quanto la mia sbusksk vedendolo. L'attesa della venuta di Enke sarà tanto lunga quanto la mia sbusksk vedendolo. Grazie, schivi di Vivi. Grazie mille. Vediamo questo. Gay e genui. Ma non è venuto nessuno. Eravate tutti da casa, classici. Così è, in difficoltà. Ma a te ti accorgi che guardo molto? Sì.
ti hanno detto di mettere il karaoke e non fai il karaoke, ti sei scordato. Già. Ma non la so questa io. Oh, 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 che la faremo omio, a volte sei proprio napoletano. Com'è bella, com'è bella, aria bella, occhia bella, com'è bella, com'è bella, aria che mascia bella. Quando il film è rovinato, bocchiato interverrà. È che ora. E voi due prendete una leva e levatevi dal cazzo menti lasciate sopra. Hai ragione. Ah, così la live è questa. Mi sente che ce l'ho perfette, frate, e non ce n'è. Ehi, hey. Ma tecniche perfette c'era da volesse. Al Mac Tyson invece c'è DJ MS. La cosa figa è che le rime fighe sono le stesse. Mi dissocio da tutto sempre. Quello che è stato detto. Non puoi farci niente. Mi dissocio da tutto quello che è stato detto fino adesso. In realtà non siamo così volgari, no no. Siamo ragazzi laureati o diplomati, io mi dissocio. Ma quando l'ha fatto sta cosa Nitro? Grazie Steve. Da quanto tempo ho intagliati quei cazzo di capelli? Lo farò e dimagrerò anche. Ho visto alcune critiche. Comunque grazie Yuder. Comunque voi dovete sapere che per me questo è un malus. È che sei qui? È un malus perché oltre ad avere la cassa ho anche una persona reale che mi fa oh ma allora oh dov'è? Grazie al Basseo Gamer 89 a quanto pare. Va bene. Ecco vedi ci sono alcune critiche costruttive tipo sei una bomba di merda. Che mi fa benissimo. Ogni volta ma dicendo così mi insulti direttamente a me. Sono i tuoi fan. Che dicono delle cose così a una persona che ti vuole bene. Ma tu vuoi bene a loro? Per lo più, però. State tranquilli che se no anche con Millanta che ci vuole bene, ma poi zaccate. Ma se ho rischiato di essere pullappato pure per me. Ma non c'era nessuno, erano tutti dalle webcam a fare i parla parla. Questo devo dire che è un po'. Parla parla e nessuno è arrivato con le spranghe, eh. Io ho sentito sprango, ho sentito gli sputiamo, eh? Non è successo niente. Anzi, in giro belli. E sono venuto pure io, e non esatto, c'era neanche. Esatto. Così belli belli col monopattino. Appena acquistato, noleggiato. Ci vediamo in stazione, okay. Omietro. Addirittura con i coltelli. Ecco. Ma di chi sono? Chi è l'emoji del coltello? Forse. Non è male. No, se poi puoi farlo col stasera venite a Quarto Ugiaro che vi faccio provare la coca più buona di Milano KS. E potete smetterla di seguirmi ragazzi. Ragazzi spacciatori, potete smettere di profusarvi. Un saluto dalla mala del Brenta, ci vediamo in stazione. Ecco, sono solo grazie Kengra. Tutti i frequentatori delle stazioni. Hai bisogno di una piccola carica? No, c'era un cameriere che mi fa che ha lasciato le medicine sul tavolo. Queste sono, ci sono delle persone che pensano che siano medicine. Mentre sono dei potenziatori. Oh, oh, perché che è il maestro schianto con una paglia. Oh no, cosa fa? Ha tirato fuori un mitra e vuole uccidere il videomaker di Luis. Che non è a casa. Che hai conosciuto, Lorenzo, che già conoscevi. Sì. Hank davvero, in realtà Hank davvero... Nerd è venuto addirittura con la felpa dei Fanatic. Dei Fanatic, che è una squadra di un team di League of Legends. E Lorenzo, subito prima di dirgli qualsiasi cosa, fa la felpa dei Fanatic. Che ho preso al Games Week, anzi, che mi ha regalato Sophie al Games Week. Sophie dei Back of Hotel? Sì, la conosco molto bene io. Preferirei una spiaggia un evento con la mattina io scammone un bacione ad entrambi ottimi. Non erano ancora grazie Albe, non erano ancora male per il barbiere di Enk. Grazie Regno. Il mio barbiere che non dirò come si chiama è super misogino e razzista. Tipo quando vado là mi sembra di fare un piccolo tuffo in Facebook, mi dice per... Hai visto che sono arrivati altri qua? Sì. Inizia subito così la conversazione. Ah, e poi c'è Playboy, tra le riviste da leggere c'è il Playboy. Grazie Vic, malavitoso. E quando tipo ramassi i capelli degli altri che passa lì dove ci siamo noi seduti, mi gira sempre la pagina e mi dice guarda questa che figa. Ah, perché tu leggi Playboy? Cosa devo leggere? Repubblica? Beh, io leggo Repubblica, sono 24 ore la gazzetta. Non ci sono, ci sono Playboy. Però il bello è che lui sa a menadito, diciamo, le pagine e mi dice guarda questa che figa.
perché è sempre lo stesso da 10 anni. Cioè. Sì, l'avrà consultato. Poi è l'unico che comprerà Playboy ancora. Probabilmente. Sì. Che poi Martin non sembra, ma il mascellone. Secondo me Martin ne sa nel reparto. Qua sembra un po' un Che Guevara pre-rivoluzionario. Che poi si è trovato, secondo me, anche quella giusta per lui, perché lui gioca su Steam della ragazza. Quindi sa, non si fa problemi. Vedremo, domani sarà Martina a Milano. Lo incontreremo, credo. Non lo so. Auspicabilmente. Magari possiamo spacciare Martin per Luis. Ma credo che dal Cecchi se ne accorga. Dice, ho fatto crescere i capelli, parlano uguale. A volte sì. E diciamo, 10 frasi, una dicono uguale su 10 frasi. Ma sono un suo fratello. Lameremo così tanto che ti lascerà? Hank, sembri mio nonno. Spoiler è morto. No, scusami. Vabbè, poverino ragazzo. Grazie, Douglas. Hank, è arrivato il momento di prendere il controllo. Grazie, Rose, per i 2 mesi. E sono 3. Giocatevi il gol di Dybala al minuto 68. Quota 29. Ok. Eccoci qua. Eccoci qua. Però è corretto perché ce l'hai anche tu. Chi c'è là dietro? C'è Paolo che... Paolo che... No, che gaff. Ma non chiudere la finestra. Paolo che soprattutto in stazione, nei bagni della stazione, fa si va a fare il pesce potabile. Fa prendere. Ma se non sbaglio, quello è proprio un bucchino provinciale. Sì, sì, è un gioco di specchi proprio. No, ma questa notizia è falsa. Quasi quasi che è piaciuto, okay. Non è il suo ragazzo, grazie Sherbot. Sherbot. Ah, questa è la cosa che ti disturba. E finalmente posso parlarti di persona. Ah no, forza granata, gobbi al gabbio. Va bene, cioè, rispetto la tua opinione. Questa è una... Devo controllare molto quando espiro, perché mi è andato a tossire, non vorrei tossire. Addosso a me. Ti ringrazio. E allora, questa qui è una... Con Stackham sembri più un informatico, sei pure vestito da 12 anni, sti soldi sono per te, visto che schiavi stato non ti dà nulla. PSO, mi fagli provare il tuo con il cuore in mano, dopo la risposta di questa persona, che conferma che non sono pazza, perché tu mi ci hai fatto diventare. Sono costretta a pubblicare il resto del video. No. Ti avevo chiamato per dirti di non fidarti di questa ragazza, che è una bugiarda compulsiva, cleptomane. Ti avevo chiamato per avvertirti. Tu hai voluto comunque fidarti di lei, di bugie, di cose che non sai. Mi dispiace. E ora ascolti, E mi fai... La dura verità. La dura verità. Mi dispiace essere così messo sotto i riflettori proprio a iniziare. No, perché cosa si è... Jerry. Lo sai che dicono che è fake? Anche alcune cose di Buongiorno, tipo i fail di Mac Buongiorno, dicono che siano fake, fatti da lui per fare audience. Un po'... Già sapeva. Prima dell'internet già sapeva. Ragazzi, facciamo... Lo sai cosa? Questo così potete vedere che non faccio panini. Sono le... Attiva okay. La regia, diciamo, ha un modo di comunicare un po' così. Così attivata. Io faccio così tutto il giorno. Beh, ma vedo che ti trema un po' la mano. No, usiamo l'altro braccio, scusami. Solo per... Guarda. Tremi più tu di me. Usa l'altro braccio. È la nicotina? Basta fumare, Hank. Comunque, cosa... Hank in live da ogni a mezzanotte. Dal vivo sembra un tossico? Grazie. Ah, dal vivo sembra un tossico? Ah, no. Sei molto più alto di quello che mi ricordavo, però. Guarda, sì.
Facciamo un test, vieni. Vieni dietro, così vedete anche quanto è alto Hank. Vabbè, sei più alto di me, sarai... Come tavolo? Sì. Abbiamo la stessa struttura. Ma io sono tavolo. Tipo, io, no, io sarò 1,85. Staglio e olio, no vabbè. Omi, come crede di giocare e come realmente gioca? In tutti i giochi? Grazie Alfonsone. Oh, io mi sto pippare. Ok. Questa è un'ape. No, è un fermacarte. Questa è un'ape. Neanche 100 api che fanno gli straordinari. L'hai visto ieri. Però impollinare questa tu. Osserva, robo ape. Ecco, facci un volo di prova. È un maresciallo. Guarda, guarda. Ah, devi mutare. Manovra che è un sogno. Ecco quando direi a Omi che vi hai sputato sulla sedia prima di... Ah, non è la batter, poi si può. Ops, punto ops, punto ops, punto ops. Scendo io. Ah, proprio sono abbandonato. Scendo io. Vabbè, ad ogni mia domanda io penso, ma che cazzo te lì? Clic destro. Speciale di Mike Tyson per Machete Aid. Mi raccomando raga, continuate a votare. Noi siamo qua solamente per divertirci. Questa cosa è stata veramente organizzata in pochissimo tempo. È venuta molto bene. Niente, questa sera, come sapete, nel menù c'è qualcosa di veramente, veramente grosso. DJMS, tu stai per caso seguendo la diretta dei ragazzi? No. Molto bene, la seguo io per te. Per dire... Allora, grazie mille. Ciao, ma per caso quel ragazzo con la maglia blu non sarà mica quel pirla che faceva le live con te? Non pensavo avesse le gambe o? Ma è una novità. Come è andata a finire e arrivo in stazione? Ma non c'è nessuno. Non dovevi entrare in quella casa. Ora non uscirai più. Omi ha tolti chiudere in cantina insieme ai bambini. Ha detto che non c'è più spazio. Scappa, Hank. Scappa. Scappa. Aiuto. Aiuto. Chiamate i carabinieri. Aiuto. Va bene. Grazie Jacob per 2 mesi e poi tutti quelli che hanno scammato. Bocco, Detective Conad. Alessandro Valk. Real Madrak e Cere Basta. Grazie mille per le modifiche e i soldi. Madonna, che è un sogno. Non è la bumper, qui si può vedere in realtà. Eccola! Ah, finalmente è atterrata sulla cam ieri, non l'ho visto. Va bene, classico click di Omitol indipendentemente dal contenuto, vediamo cos'è. Oh, primo incontro da Omi Hank. No, grazie alle vostre donazioni ho queste gambe bioniche che funzionano molto molto bene. Quindi, grazie mille Antocola, grazie mille anche a Biscottone. Vi ricordo che io non sono il proprietario della live ancora. Omi Hank quando stasera si incontreranno. Oh, è fatto molto bene perché c'è anche il mio Durexino qua, il mio Lube, i capelli sono ok, grazie Gianni Taco. Spam di Free Gallo di Lambrate, va bene. Giustamente carcerato. No, fammi una foto con... Ghianda, grazie mille per il tuo. Giro chiamano nel sopra il check e voglio un aeroplano. Bimba attacca, lascia me, Roma è bella di Gerè. Culo sopra una lita, quando la mandavo tre. Rube so già, non tengo in piedi per te. Cose cose nell'età, nella mia strada. Buca raccia nelle scarpe, te sembra buona. Sembra che sarà qua. Sono sia madre. Sembra che sarà qua. Uomo di me, giusto sopra le mie scarpe. Grazie mille Ghianda, molto bella. Tendone modificato? Oh! Ah, va bene, sì. Assomiglia un po' a L, i capelli dovrebbe un po' ereditarli da me. Però lui si mette così, sì. Per stare comodo, grazie mille. Mosty friend, grazie Martina Sapagà. Imprenditore tecnologico. Martina è di grande cultura, ragazzi. Che è bello vederli dal vivo, fai ancora più schifo. Stai zitto in... minore di 3. Mi hai fatto bannare?
Grazie mille per le belle parole, Alessandro. Cosa ti ha detto Alessandro? Mi ha detto che faccio schifo. Ti puoi mettere nel posto del co-host. È arrivato da bere, se vuoi averti qualcosa ora. Che ore sono? Magari aspettiamo le 2:30. Questo viaggio nelle pericolosissime favela. Lì abita brutta gente, ti prego, stai attento. Oh. Grazie. Ma perché sei fuori? 9. Ma cosa hai combinato? Grazie, Kertinoski. Guarda qua. Così si fanno le cose. Gli schermi. Così. Va bene, va bene, va bene. Guarda qua. Perfetto, perfetto. Allora, guerriero Omega, era divertente quello delle mosche. Facciamo senza ridere. Sì, davanti al pubblico, complimenti ragazzi, siete l'orgoglio della comunità LGBT. Ciao, questi soldi sono per finanziarti la palestra. Saluta. Se pensi che Inc sia grasso. Confermo. Grazie Raul, ma non è grasso. Oh. E sono due, posso avere un bacio dal ragazzo con la maglia blu? Oh, ti sei autoscammato, singolo Sal. Se volete donare degli abbonamenti c'è un emote speciale che arriverà, una cosa speciale. Se volete regalare qualche abbonamento, uno solo, ad un vostro amico. C'è un nuovo alert. Grazie Jacopone per 10 mesi. Ciao, che bella maglia del Napoli. Dove l'hai comprata? Spamadisi se volete far rasare i capelli a Delca. No, grazie. E decidono loro. Io ce l'ho al rasoio, No. A 10.000 sub? Ma tu non hai capito che per me puoi dirmi 1 o 100.000, io guadagno sempre uguale, 0. Vabbè, quindi... poi, scusami, ti fai la partner e ti regalo io 1.000 sub. Ah, botto, così, di botto. Grazie, Matteone. No. Voglio farli crescere, che raso, no. Voglio diventare come Martin. Grazie Martin, salve per questa opportunità. Quando riuscite a capire le citazioni di Martin, vi sentite imprenditori tecnologici. Siete arrivati. Pimples. Guardate l'ultimo video di progetto Happiness sulla NASA. Ok. Pimples, 0. Black Hat, 0. Capacità nei videogiochi. Quindi sei stato bullizzato, anzi no, ascoltiamo Shale. Ok. Ha cambiato idea. Vabbè. Aceto, non ce n'è, vado a puntare, non faccio lavanderia in amore, ma tinteremo il sale. Ah, sì, a casa mia, io chiudo tutto in casa come la pandemia. Faccio questa roba e sono il più schizzato, faccio trap e ti batto, ti ho sapo bullizzato. Oh, come mi piace. Con me, vai contro gli alberi, ehi. Vai contro i passeri, è meglio che non ti inalberi. Beh, magari no, senti questo flow, Pasquartù, che tu non hai... Ma tu vedi che tutti dicono ok, lo sai, non sono l'unico che grazie al danno cerebrale. Sciave Nitro Nerone. Minchia. Ma tu l'hai mai fatto vedere in live il video di Paolo? Ne hai partito quando fosse la musica, penso che fosse. È un po' fuori stile, va. È un video prima dell'addio. Dico, l'hai fatto vedere il freestyle di Paolo? Sì, l'ho già fatto. La reaction. Yes. Dov'è che dice Nitro mi dissocio? A che minuto? Se è questo. Ti amo ma non come Truce Baldazzi SKSKSKSKSKKS. Dov'è che dice mi dissocio? No, non lo sapete. Ma che l'hai messo al freddo? Mettile al freddo, mi sono scordato. No, figurati. Vabbè, non si potrà sapere. Ok, grazie, Rise. Mi sente che ce le ho perfette, frate, e non ce n'è, ehi. Al tecniche.
finalmente si riparte ed è l'occasione per farlo in modo nuovo. Noi ripartiamo da 500 e Panda Hybrid con filtri purificatori dell'aria e lampada a raggi UV che rimuove fino al 99% dei batteri. Gamma Hybrid con zero anticipo, zero rate nel 2020 da 9.900. Va bene. Perfette, c'era Double S. Al Mac Tyson invece c'è DJ MS. La cosa figa è che le rime fighe sono le stesse. Mi dissocio da tutto sempre. Non puoi farci niente. Mi dissocio da tutto quello che è stato detto fino adesso. In realtà non siamo così cordiali, no no. Siamo ragazzi laureati o diplomati, Io mi dissocio, io mi dissocio, wow. Io mi dissocio, io mi dissocio. Scusa, Twitch, non può, levo. Scusa, Twitch, non può, levo. Ma adesso basta, sono stanco di chiedere scusa a Twitch. DJ MS, mi sta salendo il cringe. Ehi, rubo il Natale come il cringe, o come il Grinch. Tu sei strega Blair Witch. La faccia del Grinch è tipo così. Ormai è esploso. Allora ragazzi, io qui non voglio fare sponsorizzazioni, ma nella speranza di una buona serata mi bevo un happy ending. Vediamolo. Anch'io ce l'avevo nel mio portachiavi. È sempre necessario. Poi l'ho rotto. Cioè ho rotto l'anello di congiunzione. Oh, in uno stretch tank. Cin cin. Sei in 2D anche, eh? Per cui se fai così si vede molto di più. Ma non posso con... Allora com'è? È indiana, no? Happy ending. Daniele, lo so, glielo dico. Si andrebbe versata in un bicchiere prima la birra. Ma non hai i bicchieri in questa casa, Andrea? Grazie Simon Le Bon. Sì, ce l'ho i bicchieri. Le però compra, vabbè, fatto com'è, 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 com'è. Sa molto di orzo. È buona? Cosa che noto qua? Grazie Green Sky. È leggera. Oh, questa sera è Olina. È leggera ed è un... non oggettivo, un po' la donna. Non mi senti l'odore. Bella OMS, KS, 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 ma ti rendi conto, eh? Oh? Oh, 9. Allora, le opzioni sono a 3. Le opzioni sono 3. Ludopatia. GTA, non GTA, scusatemi. Warzone e punto interrogativo che lo scegliamo su Steam. Vincenzo Leoni Plaghia Rosè. Punto interrogativo cosa? Questo è successo tipo 4 secondi dopo, faccio notare. Giro di parole per rendere il gioco ancora più verde. Il gioco di merda. Adesso 70k di soglia bocchia dalla figa di Sbeck Games, eh? È proprio così, la sto vedendo in questo momento. Pensavo fosse un tostapane o la PlayStation, non capivo, è una pentola. È la tua pentola? Pensavo fosse la PlayStation 4 in orizzontale, la PlayStation 5. Ok, ok. Mamma mia che morente. Hangout. È questo? Quello è Hangouts. Al posto della G ci metti la K e via Hangouts. Grazie, va proprio in un secondo, Ma devo partire dalle mie settimane di visita. Le portate? Sempre! Ma non le ho fatte, però. Le hai comprate e le hai portate? O hai l'abbonamento che ti arrivano a casa? No, le ho ordinate a casa, ne ho una pila, e poi quando mi sono rotti i coglioni non ho avanzato alcune. Perché mi hai messo la cam negli audio, vabbè? C'è il mouse da ragioniere, quindi. Vediamo queste settimane di mistiche. Beh, non sono fatte, però... Aspetta... Io durante le tue live sono sempre così. Sai quando non rispondo? Perché ho
Ok. Potrebbero esserci delle parti. Emily Ratajkowski addirittura mettono. Stanno cercando di appropinquarsi un pubblico giovane. Allora, no, le basta leggere le definizioni. Uno orizzontale, uno verticale, estrema povertà. Favela. Un ortaggio che vale poco. Minchietto. No. Liquori digestivi amari circolavano in Italia. Droghe. Droghe. La new filosofia di vita, new age, mezza riga, un pippotto. No, un colpino, un colpetto. Copiata nel comportamento, scam. Ah, scammata, ci sta. Potresti farle. La stazione di destinazione delle merci, pancia. I passi della sera. Edibili. Cene, che ne sono i passi della sera. Cazzo. Chi lo ha fa un punto a scopa. Cazzo. Bene. Nel carro e nel treno. Ai tempi si sarebbe detto una cosa che non si può dire, vabbè. Catturano le onde, pesci potabili. La capitale albanese, Tirana. Ah, camera mia. Bene, bene. Lo sto leggendo, eh. Animali da soma. Somari. 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 L'ho detto. L'andamento del mercato economico. Morente. Stonks. Stonks o not stonks? La regione in cui si ordinano le orecchiette. Vabbè. Materiale da LP. Paolo Cannone. Questo è la palla del nel badminton. Non so, un coglione. Non so. Si posa sui fiori. Ape. Tomba. Ah, tomba, si posa sui fiori? Cioè tu metti dei fiori e sopra ci costruisci una tomba? Questa è la tua visione della morte. Cosa ne pensi dei cimiteri? Un'apertura nel pavimento, bunker camorristico. Ma segreto però, mi raccomando. Ma sono le vere, eh? Non sto scherzando. Va bene. Chi ricorda il castoro? Erk, per cortesia potresti abbassare la serranda? Luogo di clausura? Crash House. Crash House, giusto. Erano politeisti. Greci, romani. Le ha il fissato, Pallini. Provoca onde, maestro Cischianto. 5G. Risolve un famoso caso sul Nilo. Non ho capito neanche. Un faliero di droga. Colline di sabbie, dune, ha molte ambulanze. Milano. Adesso, in breve, ora si ripetono nei calcoli. Va bene. Allora, grazie, Chino. Comunque, io faccio solo i rebus, quindi non ne so fare proprio. Certo. Possiamo andare avanti, che grazie, Chino. Oh. Andiamo avanti. Oh, Luis. Nessuno, Luis, il prof di legno. È vecchissima, grazie Luke. Salve, potrei essere salutato dal ragazzo con la maglietta blu. PS, mi chiamo Luca, ma per gli amici Francesco. Ciao Francesco. Ciao. Scusami se mi ritengo già tuo amico. La chat quando vede Omi che caccia Hank dalla live. Ah. Hank umano piccolo spam, va bene. Oh, volevo farle sentire l'odore che bello che proviene quando si deforesta. Lo senti questo odore di CO2? È la scurreggia dell'albero. Ecco, oh, sono proprio contento. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. Vabbè. Unexpected, devo dire. Per pochi, per pochi. Infatti le droghe, cocaina, Matt. Ma dai, mi hanno fatto le cose. Mi hanno fatto gli occhi strani. What do you want? How are you? Get away from property. We are not safe with you. Hello?
Questo che è successo ieri? Sì, per i notturni. E dici anche tu no a questo scempio. Agli abbandonati nei fiumi. La Champions League degli ospiti, girone di 48 ore per votare. I primi due passano ai quarti di finale. Ah, ok. Tu chi voti? No, volevo vedere i risultati, ma non. Ci sono già meglio, vedo. Va bene, grazie. Nabbo di merda, testa di piscio. Intenso, bravura nei giochi. We have no bravura nei giochi. Va bene. Ecco. La Rai non è la Ban, per cui si può vedere in realtà. Avete visto che non ero pazzo? Non ero pazzo! Non ero pazzo! L'avete vista? Tutti. Oh. Va bene, a caso. Eccola, per cui si può vedere in realtà. Eccomi, eccomi, sono capuccino. Panino di coppia? Entra. Grazie di chi squalo, non credo. Grazie per i 6 mesi. Grazie per i 6 mesi, ma non credo. Grazie, Andy. Quando ci si gana i e noti che hai la telecamera attiva. Da notare che ho il pisello che compare dall'altra parte della scrivania, La tua quindi. scrivania ha già diverse modifiche, quindi può esserci il foro in mezzo. La vergogna. Va Yes, Dad, sto facendo la tier dell'ospedale. un po' così. Ore 18 e 5. Modificati torturano anche in centrale facendo di ascoltare la cassetta di usuario di casa. Ok. Anime, animo pro player di Omi getting over it. Ok. Si scherza, questa l'abbiamo già Messo vista. ieri. Altro. Oh. Fatti, vabbè, questa è di ieri per i notturni. Un giochino, grazie Oblakin. Ma sembra proprio. Troppo lungo da leggere. Sì, a ruotare a questo evento succede praticamente alle ore 18 di questo pomeriggio alla stazione Milano, dove appunto un gruppo di ragazzi a quanto pare attendevano l'arrivo di questo ragazzo. Questi ragazzi sono noti già alle forze dell'ordine come modificati, hanno pullappato anche i ragazzi in ospedale in gravissime condizioni. E qua non è un ospedale. Oh, mia mamma, possiamo avere dei trampoli? Mamma, abbiamo già dei trampoli a casa. Trampoli a casa, va bene. Questo l'abbiamo già visto ieri. Ever Fort Worth Police follow the white knees. Vabbè, ragazzi, sono attivo in bagno. Oh, va bene. Ora Ancora. le votazioni. Grazie, Darietto. E come dicono che andrà. Che. Come dicono andrà nel Reddit, come andrà realmente? Ma non c'è Ma non nessuno, c'è, quindi è neanche la ancora peggio. portata. Ma, poi, ma stai facendo la settimana enigmistica, va bene. Oh, questa non devo guardare anche. Questa è esentasse la play. Ludopatia, investire soldi, comprare attrezzatura, boh. È morto il presidente dell'America, Donald Trump, durante un trapianto di cuore, gli americani ringraziano il dottore Andrea Hakimi. Disastro aereo del Boeing 747 della compagnia del multimiliardario Anatol è avvenuto tra i cieli di Napoli e Roma. I passeggeri reclamano, è comunque migliore di Ryanair. Per oggi il TG5 modificato si chiude qui, ma passiamo la linea alla collega del traffico. Dal centro Autostrada Italia vi segnaliamo una coda sull'autostrada Toscana, sulla Firenze-Livorno per colpa di un camionista che si è addormentato al centro della strada. Per oggi è tutto, vi auguriamo buona serata.
Questo è un format da portare avanti. Questo è molto forte. Riconvertire le cose che accadono in live come notizie è molto interessante. Dovrebbe essere anche un format di punta come il nuovo, ma anche più difficile da realizzare. Grazie. Ma è con le voci di Giorgio. Con le voci di Giorgio, se poi qualcuno vuole mettere anche la sua voce, vuole fare studio aperto, però potrebbe aver creato un nuovo scheletro di meme. Ma potete farla la voce del giornalista, è super facile. Basta dire sostanzialmente qualunque cosa con questa intonazione. La bandierina, l'assistente di Orsato. Dio sa? Di Orsato, Orsato. L'abbiamo visto ieri. Former One Direction member. Certo che sono io, chi deve essere? È andata molto male la mia vita, come potete vedere. Ero giovane. Avrò avuto 18 anni, 19 anni. Sì, non è che adesso non si chiavi. Comunque... Vabbè, avevi un look un po' più magari... No, ma guarda, meno. Ragazzi, grazie mille per l'intrattenimento che ci avete dato in questa quarantena. Mi avete strappato qualche risata anche nei momenti più oscuri e offrite sempre una ottima qualità nelle vostre live. Quindi non posso che ringraziarvi ancora e farvi i complimenti. Grazie, Gio. Barra Flame Simone, siete unici, il Cerbero conquisterà Twitch. Grazie. Allora, guarda in basso a destra, Hank. In basso a destra. Ah, qui dice. Ok. Ora ho capito bene. Guarda. Vabbè, me l'ha indicato. No, io devo vedere la TV. Ho capito, dovevo guardare. Ho capito adesso. Non capisco un cazzo. 20 ore fa già. Molto bello. L'abbiamo già visto. Credo che l'abbiamo già visto. Aggiorneremo il Reddit. Qualcuno che è stato drogato di sugar. Macchine serie di cose. No, già lo sapevo. Oh. Vabbè, aggiorniamo Reddit, che ci sarà qualcosa di fresco per Hank, probabilmente. Grazie, Marione! E finalmente sono tre, faccina che ride. Sono 2 mesi. Mamma mia, mi compri Murda Beats? Mamma, ma ce l'abbiamo già, Murda Beats in casa, ok? No comment. Ma per me è un grande complimento. Grazie delle game. Te l'ho detto. Hai ragione. Oh, Enkin, le 10 migliori scene di trasformazione degli anime. Ok. Questo è anche che accetta di rasarsi i capelli. No. Ormai insomma, è passivo aggressivo. Riassunto di queste prime ore di live. Ecco. Base per i meme nelle prossime settimane. Abbastanza bella una forza Juve. Grazie Cedric. Douglas è uscito, probabilmente verrà, giocheremo dopo, tra poco a Warzone mentre in doccia. Non so. Beh, non è male, eh. Sì. È un po' esentasse way. Oh. Ah, ma tu non vedi bene. Ma come fai a guardare da lì? È minuscolo. Ho la vista da top. Vabbè, mica zoom, la vista da top. Posso fare il pilota di caccia? Oh, boh.
Oh, è vero. Sembra. Ah, evoluzione morente di Darwin Atoll. Non so se meglio o in peggio. Ma c'è in mezzo Pablito. Persona, ma la casa di Omi, la chat, è il momento di fare casino, ok? Omi, Covid... Ok, Covid-20. Quando è la bat... Ma lo sapevi? Ce la stai facendo apposta, evidentemente. Stavo giocando a questo gioco. Ah. Tu quindi, diciamo... Fai il ciclo inverso, sei sempre l'inverso di quello che fanno gli altri. Ok. Ok, questo abbiamo visto, visto. Oh! Ma vedo che non sei ancora andato in bagno. Com'è possibile? Dove dovevo andare in bagno? Ok, Hank. Non dovevo andare in bagno. Non è che devo andare in bagno sempre? No, ma sembra che hai paura che io veda qualcosa che non devo vedere. No. Tu hai notato che noi abbiamo mangiato senza bere un goccio d'acqua? Sì. Hank, devi metterti l'eye tracker. Ragazzi, faremo fare l'eye tracker a Hank. Così almeno... Sarà tutto sedato. I dubbi. Ah, tutto sedato. E prima lo sugar e poi cos'è? Ti prendi l'Oxanax, ti sedo con delle sostanze nella birra, non lo so. Per mischiare un po' là. Allora, Angelo. Ah no, aspetta, prima vediamo cosa fa il maestro. Oddio! Anche lui è un Hank! Che cazzo è successo? È molto più bello di me. No, yeah, ragazzi, non avete fatto morire così forte. Ma gioca. Ma il maestro fa un IRL dove gioca con un altro. Con un altro a Fortnite. Senza che si veda però. Hai visto quello che gli sparano? No. Allora Peppe, no, dietro! Ma secondo me voleva giocare. Voleva godersi un po' la vita e giocare semplicemente a Fortnite. Allora, aspetta un secondo. Non so se ha senso farla ora o aspettare tipo 10 minuti. Ah no, ma vanno i supplementari. Perché c'è. Allora, tu non sai, perché il pubblico di Paolo ovviamente non guarda il calcio, ma ogni volta che c'è una partita, metà della gente arriva dopo la partita. Lui potrebbe iniziare una AI Track Challenge con i filmati senza sub. Con i filmati che ho visto anch'io. Sì. Così almeno vediamo. Però devi... Guardare? Devi guardare... Non... Le facce. Bravo. Così sì, almeno compariamo chi ha vinto. Certo. E poi... Video nuovi. Una sub... Ogni volta che guardi qualcosa di erotico. Qualche zona erotica. E sono due. Grazie Ricci. Sub che ti paghi tu a te stesso. Dipende, se vedo che non lo fai apposta, le pago io a me stesso. Se vedo certo che apposta guardi... No, io sono una persona di estrema onestà. Non mi indicare, neanche con l'altro. Ti piace come sono? Te lo faccio serio, no, smetti di indicarmi! Anche mi sembra... Ma mi parla come se fossi un coglione. Che attenzioni sessuali, da me... Ti ho già detto che non avverrà. Tu hai pagato... l'astrologo per farci dire quelle cose lì. Ti consiglio sempre un Ezu. Ezu è un jink molto bene. Un jink molto bene. Va bene. Il progetto è penis. Grazie mille Giuseppe. Giuseppe si autospamma sui video. Giuseppe. No, lo facciamo vedere, ma non fare così. Ah, e puoi continuare. E che devo dire? Sto aspettando te. Basta che dici Angelo prank. Possiamo fare un prank a Paolo. Lo chiami. E che gli dico? Paolo, sono da Omi, non mi trovo tanto bene. Ah, ci sta. Allora lo devi chiamare tu col tuo, se no. Sì, e che gli dico? Gli dico, guarda, stando qua, sono stato un solo pomeriggio, ma ho già realizzato di aver sbagliato già tutto. Già che sono qua, potrei venirti a trovare. Domani parto e potrei venirti a trovare a Treviso. No, poi ci rimane male che non vado.
No, ma gli diciamo subito poi che è un prank. E lo invitiamo domani a questo punto a venire qua. Invitiamo lui a venire qua. Ah, da non mi trovo bene, non mi trovo bene. Aiutami. Puoi venire tu domani. Va bene, va bene. Angelo, prenditi cura. Allora, ragazzi, vi consiglio un buon gin, un altro buon gin. Sì. E non si vede nemmeno la marca, c'è la mia faccia sopra. È il nuovo Hank detergente pavimenti. Così non ci sono, non c'è sessismo. Brava. Che poi la cosa è che... Buonasera Omi, buonasera Hank, finalmente sei live. Grazie per tutte le stupende serate che ci fate passare. Grazie Chico. Grazie a te. Hank, io volevo aprirmi un drink, ma a questo punto non faccio aspettare tutti per farmi un drink. Allora, aspetta, dobbiamo testare Tariamolo. Dove stai guardando? Per sfuggire hai modificato. Me la ricordavo diversa Camilla. Grazie Domafia. Stai guardando. No, è troppo sinistro. Devi metterti al centro. Esatto. No. Mettiti a destra un po'. Scusate. Anche più vicino. Più vicino. Ok, ancora. Più a destra. Aspetta, sto regolando. Modificati. Ok. È strano perché ti viene da guardare la palla. Sì, I know. WhatsApp. Grazie, brother. Grazie, Leo. Ma c'è il della tensione sessuale che è tra di voi? Com'è? Grazie per questi mesi compagnia. Grazie. Quest'amore è un giocattolo che non potrà. Allora, dov'è che era? Questo, giusto? Sì. Aspetta che ti... Dai, Hank, non guardare. Vabbè, mentre sei in pausa che non hai iniziato, potrò ben guardare quello che voglio. Allora, vediamo se Hank predica bene e razzola male, oppure... Cambia il titolo, Raizone. Oppure no. Oppure fatto. Ah, è un po' più in basso di come guardo io. Guarda qua. Ok, grazie Swile Choco. Però tipo adesso sto guardando gli occhi e invece c'entra la bocca. Vabbè, guarda la mano. Più o meno è quello il senso, dai. Sì, va bene. Prego, signor Hank. Salve signorina, la guarderò negli occhi perché non l'ho gestito. Sì, signorina, ottimi capelli, non sono una persona che oggettifica, quindi va bene, sono così, bene. Va bene, complimenti per la spugna che non sto guardando. Ho da evitare di incappare in qualcosa. Complimenti, sì. Cerco di spostare la vista per ok. Avete due bellissimi visi, continuerò a guardare. Per ora va bene così, per ora stai andando bene. Ok, io guardo i visi. Che non c'è nulla di interessante. Ma perché magari l'hai già visto, però secondo te ti triggererai un po'. Va bene. Ok, piccola pausa, ma adesso so che c'è già il pezzo difficile subito dopo con i sei giganti. No! Va bene, non ha bisogno di nessun ragazzo. L'ascolto perché la rispetto. Ok. Anche lei, a me me le ricordo tutte a memoria. È un po' più facile, sì. Adesso c'è la trasformazione. No,
Yeah, questo è un bel frat. Ah, si sapeva i costumi, ma come tutte le foto a nudo distoglie anche il... No, ma no, cioè, io sto un secondo lo sguardo. No, perché io sono una persona che non ho... Oh, no, no, no. Sin, Sin City was made. Ah, no, 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 no. Angels like you. Dimmi che più invento alla tua laurea che hai conseguito. Oh. Ok, questo... Oh! Oh! No, 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 no. Nonostante so, nonostante il tuo corpo attraente, io voglio sentire quello che hai da dire, perché sei una persona e ti rispetto. Brava, sì. Dame da o. Dame da o. Non guardo il culo perché poi mi dici che cazzo guardi. No, signorina. You little fucking pervert. No, 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 no. Questo pezzo è cringe. È cringissimo. Va bene così. Oh, 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 passo rapidamente, yeah, perché... No! Non c'è altro... Ok. Grazie mille. Arrivederci. Oh! Piccola DV salvatore della patria. Oh, oh, signorina. Oh. Link in the description. Che cazzo fanno i miei occhi? Guarda come si muovono! Perché i guardi. Oh! Vabbè, sopra guardo. No, no, scherzo. Ma non salgono più su, sopra la faccia. E guarda l'armadio. Non li puoi co. Questa cosa sappiamo che. No! Guarda l'armadio. No, 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 sto guardando il lavatoio che è molto molto vicino. No, signorina. Questa qui non è un problema. Questa ce la ricordiamo tutti. Sì. No, te li ricordi tutte te. Lo hai detto sta 4 volte, non te. Bellissimo lampadario. La. Ma perché mi incus... No, allora, guarderò alcune di queste rocce. Sono veramente molto interessanti, devono essere di origine marina. Marina. Perfetto. Rocce veramente, sto guardando le rocce. Questa è quella di Narcos. Bellissimo sorriso. Oh, che bei pantaloni. Oh, no. Vabbè, vabbè, ti perdono. Va bene. Quindi la gloriola, lassù c'è sempre questi oggetti non ben... Ma perché ha dei letti? Oh. Va bene. Oh, queste piantine qui sono finte, sono vere? Quanto tempo, come le tratta, signorina? Queste piantine veramente molto interessanti. E anche l'armadio, va bene, c'è la porta dietro. Bravo, Hank. Quante sono difficili? Molto difficile, ma io le conoscevo già. Su uno nuovo, secondo me, l'avessi fatto. Uso il cervello per distrarmi. Questo è scammabile, secondo te? L'anteprima è già grave, no. Mi chiama proprio... Eh no, qui si svelano gli altarini. Allora, qua ogni volta che sgarri uno, eh. Hai detto che se sono sinceri non devo pagare io. Perché mi fai pagare? Guarda se è bannabile. Fatemi fare una cosa. Me lo guardo un attimo io. Non guardare, girati. No. Vabbè, vado via. Fergie. All the time I turn around, brothers gather around, always looking at me up and down, looking at my... Yeah. Damn, your girl so fine, but her... All the time I turn around, brothers gather around, always looking at me up and down, looking at my... Yeah. Why you so obsessed with me? Boy, I wanna know. They gon' hate me regardless. That's why I do what I do. See me in person, I'm flawless. I might just snatch up your dude.
Ce ne sono due o tre che sono. Oh, c'era lui che mi guardava così. Mi giudicava. È un po' bannabile, cioè è un po' hard. Tanto paghi tu. So, allora, non è bannabile, è un po' borderline alcune cose. Ma skip, tieni il dito sul destro e skippi. Te le ricordi? Vengono proprio subito. Come noi. Va, ti faccio vedere la prima. Oddio, ma si vede, aspetta. Ecco. No, vabbè, questa va bene. Questa va bene. Oh! Guarda che come fanno a guardare. Una perra. È bannabile? No, questa no, ma l'altra sì. Non lo so, secondo me Guarda qua. What? Non era un alert, no, questo qui è da consultare a casa propria. Ragazzi, è un po' too much. È veramente grave, sì. Eccessivo, tanto eccessivo, sì. Tanto eccessivo, ma eccessivo. È come il video di 9, cosa? Di 6ix9ine, no. Che è bannabile il video di 6ix9ine, oh. Sì. Mi dispiace. Milan Gol, titolo del video. Tot Compilation. Tot Compilation 2. Colombo punta centrale, Leao è andato a destra. Ma chi è Colombo punta centrale? Chi è Colombo punta centrale? E ce n'è un altro da guardare che non è bannabile, quello del... Ma quello della piscina è Morente, facciamolo uno che non ho mai visto. Summer TikTok. Ma non sono... Devi cercare proprio... Hot Compilations. Prova qua. Angry Tree. Ayo. Summer night. Non sto guardando di solo. Si deve stare. Però mi tilta perché è troppo bassa la TV. Non si può questo orientare un po'? No. Che poi non so come mai a te funziona così bene, però... Ti dico fix alla Oviatol. No! Ma che buoni polaretti, una magia super speciale. Questa è pubblicità. Oh, no. Dai! Ma che cosa devo fare? È il soggetto! Con tanto succo di frutta! Succo? Da Dolphin! La bellezza non è un limite, la bellezza non deve essere un limite. Non sto guardando, giuro. Lei è bella. Posso essere una bella donna, ma sono anche una donna con, credo, tanto da... No. Cosa, saponi? Click. No, scusami. Facciamo così, film lo guarderò dopo. Adesso esco fuori, andiamo in palestra e dimostrerò a tutti di che pasta sono fatta. E quindi, signori e signori, diamo il benvenuto alla nostra donna. Ciao. La pubblicità. Atleticità, state per vedere. Volevo dire che l'atleticità è il mio forte. State per vedere un bradipo in azione a saltare la corda.
Finora non mi sono mai impegnata, adesso vi dimostrerò tutto quello che so fare, vedrai. Non figgerai neanche con il contenuto che abbiamo ucciso in questi secondi. Piano! Ma cos'è? Cos'è? Ok, ok, passiamo. Grazie, Mario. Devi essere forte, sottoponimi a quello che vuoi. Oh. In questo momento sto pensando ad una cosa molto strana che mi ha turbato. E come voi avete mai riflettuto sul serio che lui e Sophie scopano tra di loro nella vita privata? Sono su Hank! Ne stavo ascoltando la relazione! Come faccio a dimenticare questo pensiero? Ciao, ciao! Oh, che bella sfera! Che ciao! Ciao, chi è dietro? Dei cerchi, della Oxis. Oh, no, noi andremo a vedere questo con te. Allora, qui cosa c'è? C'è un tavolino, un filo, un phone. Alcuni prodotti, ecco qua, 105, bello, una data. Che bei quadrati che ci sono sulla parete e dei pesi che possono permettere di essere molto magri a differenza mia. Poi qualche una persona se la riprende, va benissimo. Guarda che sei stretta dietro. Inter che gioca Mourinho, va bene, bellissima sorriso, senza sorriso, alcuni paramenti esperti. Qua vediamo il signore, lo guarda con gli occhi, va bene così. Verissimo, si viene alle 8, così c'è iscriviti di sotto, va bene? No, non perché è troppo da guardare. Nel contesto. Allora qui c'è un bel pagnaccio di quelli che piacciono a me. Un pavo, ecco un altro pavo qui, ce n'è addirittura due, c'è anche una traversa. E bellissimo qui, manichette dai, però. Allora dei denti, perché si vede alcuni monitor devono essere dei 23, 24 pollici, c'è ancora il sorriso, il piccolo microfono che si avvicina alla sua bocca e poi alcune bande viola e arancio, anche le mani. Oh no, è natalizio la versione. Stai guardando comunque. È la versione natalizia e qui, beh, che spettacolo. Oh, vabbè, ok, devo smettersi in pausa. Vai. Ci sono già. Allora il cavo lo seguiamo, va fino al telefono e famelona. Va bene, allora qui dei sorrisi, dell'amore femminile. Passiamo veloci di qua, l'inquadratura, ecco, un bel pennarello, poi una braccina, una ascella, che occhialini, ancora in forma di doppia sega. Qui è su gol. Ancora qua cosa c'è? Una porta, una mascherina. E come faccio? Se c'è solo quello non posso non vedere altro. Ok, alcune barche, qui un bel foro. Guarda per tempo. Un bel foro, c'è la porta, che non mi sembra norma, un ciondolino, un piccolo ciondolino sul quale mi concentrerò. Ora, bellissimo il bottone di G, se poi Radio 105, just do it. Sì, gli addominali, la felpa bianca, il sorriso, bei boccoli, anche la sua riflesso dietro, Danz. E poi qui c'è qua dietro qualcuno che sistema il campo, ci sono tutte le tribune, questa parte vediamo che è vuota, questa qua, ecco qui, bei perché per mantenersi in forma importante. Allora che ti vediamo dove vedi, Non so, ma... persone vestite di arancio che attirano la mia attenzione, una signora molto bella, una signora molto bella, attenzione qui, Inchia, sì, dei bottoni, non posso guardare dall'altra parte, attenzione, dei pesi, qui delle mattonelle, l'ombra posso una guardarla. Bellissima ombra, va bene, Danz, cagnolino facile, bellissime braghe, una struttura, un neo. Va bene, pubblico, occhi, bellissima, va bene, un quadro, un altro bellissimo sorriso, vabbè, cos'è? Una pittura, quindi tutto finto, Danz. Che fatica, guarderò le palle di questo. Di Via Medeo. No. Va bene. Che bella sabbia, fine. Oh, i signori che passano. I piedini, no, che cornetta. Sto guardando la cornetta, te lo giuro. C'è la cornetta, c'è un termosifone, una bomba, che può, minchia, 10 minuti. No. Allora, cosa c'è lì dietro? Un sedile, sembra una po'.
l'attenzione è una maniglia, no, doppia rischio qui, l'uncinetto dietro, guarda la porta, come si chiama, lo spioncino, andiamo a guardare questo spioncino che sembra veramente di altissima qualità, ancora ci sono dei termosifoni. Mi piace che tu fai il commento di sì, minuto per minuto. Cosa sta facendo? Non saprei, vedo dei piedi, vedo delle caviglie, ma non vedo altro di interessante. Ecco delle bellissime mani. Che sedie? Chissà di che marca. Ginocchia. E allora, sono curioso di capire cosa fanno, mi dà molto fastidio. C'è la porta, vedo che si stanno piegando, vedo anche dei lampadari. Ah, stai ristrutturando casa? Sì. Sento un pip qui dal tuo telefono, questo mi distrae. Ok, facciamo delle piegamenti. No, qui sto guardando l'azione. Adesso cosa ne faccio? Basta, la casa l'ho vista tutta. Una telecamera. No, sarà veramente incendio. Antincendio, bellissima cappa. Non puoi uscire con lo sguardo dall'inquadratura. No, sto stando, sto guardando le parti. Oh, bei microfoni. Oh. Vabbè, ho perso. Devo guardare i coglioni del tipo. E la cosa difficile è che appena cambia scena devi trovare qualcosa su cui fissarti, capito? TVB. Grazie, Talos. Allora, diciamo che te la sei giocata molto bene, qualche scam è successo, hai perso, secondo me, 2 o 3 sub. No, ma con i 2 o 3 di prima saranno 5. No, ma quello di prima non valeva, quello di prima l'avevi già visto. Oh! Siedo qua al posto di Greg, che non è un problema. Ok, ragazzi, regalerò 3 sub per i 3 scam di Hank che sfortunatamente ha fatto. Incredibile, comunque il calcio è molto più vivente del previsto. Ah, poi provo a farlo io se vuoi. Vado, ragazzi, vado. Sentite il nuovo alert? Oh, the fuck? Molto carino. Comunque dei vicini, ragazzi. Ah, ve l'ho fatto dal vivo. Vabbè, qua la partita non finisce. Qui come essere su disco. Sì, ma è meglio. Allora, cosa sono le 11? Cosa '69. È finita. Ma è finita, scusatemi, vanno ai supplementari. Prima qualcuno dice che non ci sono i supplementari. Ah no, è finita, quindi passa la Juve. Grazie pecora infame. Vabbè, io non ci sto capendo. Grazie Fede. Aspettate, gazzetta. Sì, la Juve in finale. Vabbè, quindi il rigore sbagliato non è stato importante. No, è stato importante, ma non indispensabile. Allora, stavo pensando di capire cosa fare. Siamo... Grazie, Scannaflex. Io mi fumo una sigaretta, però. Vai. Allora me la fumo anch'io. Allora, capiamo cosa fare, perché le opzioni sono due. Allora, domani abbiamo la festa di Cecchi, e questo già lo sappiamo. Big Earl. Potrebbe essere vivente anche fare o ludopatia, e ci giochiamo tutto. Con all-in ed emozioni varie. Okay, o arriviamo a 1000-2000 o arriviamo a 0. No, 1000 manca poco. O arriviamo a 2000 o arriviamo a 0. Stai per rispondere di là? No, non ti preoccupare. Ok, continua a dire che sono grazie. Grazie, De Merluz. Bentornato, Mauri. Oppure, Irla.
in centro, però ci potremmo preservare per domani. Veda lei. Facciamo un raduno improvvisato. Fare un raduno improvvisato. Grazie, Shami. Con la gente che viene a trovarci adesso a Milano. Andiamo in una piazza. No, che poi facciamo assembramento. Solo chi mantenendo le distanze. Solo chi sa dove andare. Sondaggione. Ma dentro posso fumare o no? Sì. Non puoi cercare. Cioè, cerca nella Coca-Cola tua, però cerca di non scenerare per terra. Scusate. Se no, che altre attività facciamo di solito noi? Grazie, The Real Trollum. Non tante attività. Ce ne abbiamo tante, ma dal vivo cosa vuoi che facciamo? Uno scopone scientifico. The Guild. Oh! Sanno... La prima attività che potrebbe battere la ludopatia della storia... È un testa a testa, ragazzi, è un testa a testa, c'è il sondaggione. Non volevi vederti qualcosa tu, non mi ricordo più. No, avevano chiesto la cosa di progetto Happiness. Pareggio. Grosso. Rifacciamo il sondaggio. Non ha senso che per una persona vince una cosa. Rifacciamo il sondaggio perché i sondaggi si vincono col 51%, sbaglio. Grazie Sgozilla per i 4 mesi. Ah, lo scherzo a Paolo dovevamo fare. Ok. Grazie Pellic. Ma è live, Paolo? Controllo. Sì, è in live. Oh, mi TVB3. Grazie, bello. Il maestro cosa fa? Il maestro sta giocando a Fortnite a casa di un amico, per cui non si vede. Non è scam, ragazzi, se ha vinto di un voto almeno deve avere il 51% qualcosa. Ora magari vince la ludopatia del sempre 50%. Votate al posto di dire scam. Vi do la votazione, votate al posto di scrivere in chat, no? Al posto di lamentarvi con me. Andate a votare e si lamentano con me. Vi do l'opportunità di votare, andate a votare. È un diritto, ma è anche un dovere. E si lamenta. Non votate. Non so quanti viewers ci sono, ma io ho visto solo 4.000 voti. Su 7.000. È poco, un'oretta. C'è qualcuno che non sta esprimendo la propria opinione. Comunque la partita l'hanno guardata tantissimi, Vabbè, ma è la prima partita? Beh, sì. Proprio per la rush finale. E così. Facciamo la moneta. No, guarda. ...36 voti in più su 2.000 non sono niente. Allora, facciamo così. Votano solo i sub, si può fare qualcosa? No. Facciamo, non credo. Facciamo così. Se la terza volta è sempre 50... Rifacciamo la votazione. Se la terza votazione è sempre 50%, ma per le IRL, vince IRL. Prego. Al meglio delle tre. Votate, ragazzi. Votate. Cioè, al primo che arriva a tre. Non sto scammando, è il pari, non mi sembra giusto che 8.000 persone devono vedere una cosa perché la decidono in 30, visto che anche noi siamo, per noi indifferente. Votate!
Votate. Grazie Rise. TVB e Comi salutate Carmine. Ciao Carlo. Ciao Carmine. Votate. Per votare dovete essere dal PC, vi ricordo. Grazie Giordano. Oh, mi sono già 9 mesi. Non sono 9 mesi. Oh. Sono 2 mesi. Che schifo. Che schifo. I mini. Con le note sfumate. Qui mi sa che arriviamo, eh. Mamma mia, ma comunque è splittato, eh. Beh, l'IRL comunque ci sarà domani, eh. Damn. Grazie Justar. Guarda, finita la partita. E 51%. Vince la IRLS. Il power bank c'è? Sì. Zainetto. Andrea è felicissimo della scelta. No, per me va bene, per me va bene. Tanto ho visto l'orario, non è così tardi. Allora, vado un attimo in bagno a incipriarmi. Anche devo far pipì. Allora. Hank, mi ricordi un mio amico morto da giovane, cuore viola in the chat. C'è la mosca? Allora, ragazzi. Andremo in IRL. No, vabbè, andremo in IRL in centro. No, assembramenti, non seguite quello che dice Hank, non venite, per favore. Grazie Swaggy Alfred. E sono 3, grazie per la compagnia e l'intrattenimento. Stai zitto, sono 3. Grazie Gianji. Salve Omi, che pensi della Dread Gang? Non mi ricordo cosa sia. Oh, mi stiamo a 9€, sei il mio preferito, te li meriti tutti. Grazie, grazie. Dovrò, per forza di cose, staccare e riavviare la diretta, per cui, per forza di cose, la diretta sarà offline per circa 3-4 minuti. Tempo di settare tutto, settare cassa e svariati cavi. Sarò offline 3-4 minuti. Ludopatici, non lo faccio ora, non mi stacco la diretta perché dobbiamo chiamare un taxi e la riattaccherò appena arriverà il taxi, per cui quando è anche pronto adesso chiamerò il taxi. Appena arriverà io staccherò la diretta e la riprenderò direttamente una volta saliti nel taxi. Per cui, una volta chiusa la diretta, vi dico non ve ne andate, seguite la chat e quando la chat inizierà a spammare F5, vuol dire refresh, che è il tasto per refreshare la pagina dal PC, voi premerete F5 oppure refresherete dalla vostra app di telefono. Eccola, l'avete vista? Per cosa? Ma c'è, ci sono delle bottiglie. No, no, è calda, metti i cubetti. No, Paolo, vuoi fare lo scherzo a Paolo nel frattempo? Io praticamente sono pronto, devo solo far pipì e chiamare un Uber, perché i tassisti ne sono più permalosi ora con la quarantena. Se arriva qualche donazione non vorrei
da rompergli i coglioni. Senti, ma pensavo nella IRVA, no? Diciamo che stiamo testando un nuovo software di intelligenza artificiale, tipo altassista che legge i tweet del momento e produce dei messaggi random. Altri 11 euro. Proprio non le hai mai seguite da IRVA? No. Io stavo da Paolo. Le facciamo anche con Paolo. L'abbiamo fatto. Grazie, Francesco. L'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto sempre. Di dire questa cosa dell'intelligenza artificiale? Ok, allora facciamone una più bella. Cosa vuoi dire? Dell'intelligenza artificiale? No, di che stiamo testando tipo il nuovo voiceover. C'è Alexa, c'è Giorgio. Ehi, Giorgio. No, il nuovo voiceover Tesla. Che sei un ricercatore. Dai, con quella maglia puoi accompagnare solo la ricerca. Sì, sì. Io dico di essere un ricercatore Tesla. Stiamo... Così ci denunciano. Un ricercatore scientifico. Un ricercatore scientifico, va bene. Guarda, io mi intendo di reti neurali, perché posso usare un po' di parole. Questo qua è un algoritmo di categorizzazione di voice reproduction. Ci sta, non è male. Ok, vado a far pipì. Grazie, Fede, saluta un po' te, vado a far pipì e partiamo. E sono tre, grazie mille, Fedez. Ah no, Fabz, Fedez, boh. Certo che l'acqua è proprio un'invenzione incredibile. Chissà come hanno fatto prima. Adesso lo facciamo uno scherzo al Paolone. Grazie per la modifica, bello. Gurgi underscore underscore underscore, grazie mille per la modifica. 3 mesi di noi. Di voi, anzi. Oh, Tiz. Ti dà fastidio se faccio così, Tiz? Ciao tizzino. Ecco. Calmo. Andrea approva. No, non approva. Un sorriso di ok, sta continuando a fare cose strane. Sì. E basta, Stonks. Stonks. E andiamo. Allora, no, dobbiamo fare uno scherzo. Vai, fai lo scherzo a Paolo. Io mi metto le cose in tasca. Ok, metto le cose in tasca. Come non risponde? Ok, ho le cose in tasca. E Paolo? Sì. Ma poi è super scammabile, basta che clicchi e vede che stiamo facendo. Ti ha buttato giù il telefono? No, non risponde quando è in live. Pam 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 pam. Andiamo. Grazie Giacomone, grazie mille. Ragazzi, andiamo. Ci vediamo. Mamma, quanto cotto ti fai di ghiaccio? È giusto per rinfrescare il cocktail, guarda qua. Si vede? Sì, si vede. Ci vediamo tra poco. Ci vediamo tra poco. Aspetta, fammi confermare la corsa. Oh. Perfetto. 4.9?
4.9. Hai quality shit. Ok. City Letters Covid Update. No, non ci interessa del Covid. Grazie. Grande Omi, tutto bene? Tutto a posto, grazie per i 500 bits, Fede. Ah, c'è Gregone anche. Sì, ma c'è... un assembramento. Sì. Sì, sì. Non so quanta gente ci sia. Stavo guardando Simo, ma non credo che andremo lì, perché sennò succede... un casino, troppo totale. Io mi lascio guidare. E andiamo più in centro, nel caso quando si... magari si, quando si... un po' più tardi li raggiungiamo. Li raggiungiamo. Va bene. Non è a Milano, mia Malcova. Non è a Milano, non è a Milano. Non è a Milano, mia Malcova, e non prendiamo fake Uber. No, fake taxi. Che è Uber? No. Grazie Tarlox. No, non andrò, c'è troppa gente, ragazzi, da Simo per ora. Nel caso ci spostiamo dopo, molto volentieri. Anche perché andiamo in un posto con due live, con un botto di persone. Siamo sniper, eh? Siamo le street sniperate. Le street sniperate. E poi magari verso mezzanotte, mezzanotte e mezzo ci spostiamo. Grazie Igaimaru per i 3 mesi. Dentro la maglia Ronaldinho aveva il numero 10 e tutti i difensori pensavano. Quando arrivava lui pensavano: fare scimma, come posso prendergli palla? Che questo ce l'ha attaccata ai piedi come walk baby boss del popping e Aigd. Ok. Yeah, hi. Yeah, hi. Faresci. IRL con i miei contro te li ho incontrati 2 volte in vita mia, detto sinceramente. Però sarebbe forte. Potremmo essere io e te contro i miei contro te. Proprio il canale, io e tre contro i miei contro te. Proprio il canale si chiama così. Sì. E anche questo nel canale, capito? Io e te contro i miei contro te, il canale si chiama proprio così. Allora, mi date un voto a Sofì? Per voi Sofì è yeah o no? Per me è yeah. Per me è yeah, ma senza troppo entusiasmo. Ma lei è cica che intesta tutti con i suoi soldi, eh? Vabbè, se per te è solo soldi... Guarda quanti yeah! Non pensavo così tanti. Ma perché comunque... cioè, dovrei vedere come si comporta normalmente, perché lei fa... questi contenuti per YouTube Kids che mi fanno un po' cringiare. È quello il bello. Dice un po' la santerina. Un po' fuori dalla zona di comfort, totalmente fuori dalla zona di comfort, Sì, I see what you mean. Capito? Sì, che magari ti chiama il pisellino in dei modi da bambini, fa un po' strano. Comunque si potrebbe andare in centro, in un posto un po' più fighetto, un po' hipster, per trovare un po' di figa per Hank, un po' di figa elitaria, borghese, aristocratica. Ma io so te. Allora per me, grazie Luck. Posso farti da wingman, così nelle live, così nella vita reale. Cos'è wingman? L'uomo ala? Che ti... allora, io ti dico, ecco, ti presento a te, dico guarda che lui... è uno. Sì. Se tu vai da una sconosciuta ti fai, guarda che lui è uno che conta. Sì. Ciao, piacere, lui è un mio amico. Lo faccio volentieri per te. Allora, chat. Vi fidate di me? Posso presentare Andrea delle ragazze sconosciute nel tentativo di... vedi. Faccio una prova adesso con te. Va bene. Allora, tu ti metti tranquillo con la tua telecamera, distante, ok? Cioè distante, insomma, lì. Io mi avvicino e dico una roba tipo... ma col mio telefono, se sono una tipa. Mi avvicino e dico, avete voglia di andare a parlare un secondo con quel ragazzo? È veramente chi? Quello lì che ha tutto l'armamentario. No, non mi interessa. Vai via, no, scusami, no. Mi stai disturbando. No, fidati, è il top tecnologico. Cameriere, mi mandi via questo. Cameriere! No, è il top tecnologico. Guadagna 70.000 euro al mese, andando in giro. Ho attirato la tua attenzione. Chi è?
praticamente ha sviluppato questa nuova applicazione che lo rende metà uomo, metà robot. Praticamente tu non lo vedi, ma lo zaino gli entra nel corpo e controlla i suoi arti. E, se... e, il tele- e, sono, e c'è il telefono fa da... Sì, sta, questa è un'applicazione per ciechi. No. Vai, non ti preoccupare, poi improvviso. Ok, ok, ok. Aspetta che guarda quant'è di distanza. Ciao, mi sei meglio di Krusty il Clown. Oh. Ma Krusty non aveva... Grazie, Podda. Per i 5 mesi. E ce l'hai il numero di... Anzi, aspetta. Grazie, Volpix. Grazie, bello. Non attacco IRL finché non arriva il taxi, perché l'attacco da appena siamo in taxi per non farmi scammare. Grazie, Fanta. Bella Omi, quindi... siamo a 6 mesi di noi. Un saluto ai modificati di Telegram, cuori viola in chat. Punto esclamativo Telegram. E già che permetti punto esclamativo, anche punto esclamativo Prime. Solo per questo canale, solo per questa serie. Guarda, Verrick mi dice Osta mia Malkova. Ma fatti il cazzo di Prime sul mio canale al posto di avere un Prime a caso. Voi che avete il Prime e non avete i sub, contate meno di zero. Non seguirò mai niente di quello che dite. Avete la coroncina e non avete l'abbonamento. Non vi seguirò mai. Osta questo, fai quell'altro. Ma è gratis il Prime, grazie Leo. Scusatemi, Ma uno potrà avere una sua, magari il suo migliore amico streama con 4 viewer, lo fa lui. Non può avere la partner. Magari è andato in decadenza. E per la serie 8 basta. Se uno da un anno mi dice Osta quello, gli posso dire guarda. Dona? No. Da un anno sub gli dico guarda. Giusto la tua opinione, però magari lo faccio a fine live, grazie. Magari a fine live lo faccio. Oh, quindi sono già due magari. Oh, grazie, Notkomaru. Oh. Grazie mille. Mi dissocio, no, mi dissocio da cosa? Oh, mi dissocio da cosa? Oh, ok, ci siamo. No, ancora. Oh! Ma si è fermato per una piccola urinata? Ok, scendiamo. Ci vediamo tra 3 minuti. Grazie, Thomas. Grazie, Deathfire. Fammi vedere se mi devo prendere la felpa. Oh, ma ti rendi conto? Saluto i miei amici Gianfranco e Arturo e... Oh. SKS sei brutto. Ok, non mi devo prendere la felpa, fa caldo. Bella lì. Tu prendila, sei freddo. Grazie Tommaso. Grazie Armandone. I puzzano di merda secca. Enk, vieni a Lennon che ho del crack per te. Vabbè, la gente si sabba ora. Bene. Io la metto a Samai. Siamo off stream? No. Va bene ragazzi, mi gioco l'hype trade, devo scendere, ci vediamo tra 5 minuti. Ciao. Grazie Frank Roby. 5 mesi di noi, 22 in decennio.